Ma un'altra indicazione, a mio modo di vedere, viene anche dalla lezione del terremoto, che è quella della coesistenza, che spesso l'uomo dimentica, di se stesso con la natura. Noi dipendiamo dalla natura e la natura quindi condiziona la nostra vita. Riflettere, cioè dire che l'uomo convive con la natura e deve quindi seguire tutti i ritmi della natura. E così quindi come la natura si sconvolge ma sprigiona energie, l'uomo deve con la natura ricostituire la vita, perché il terremoto è nuova vita, è nuove energie. Ecco la grande lezione che veniva dal terremoto e che naturalmente erano gli artisti più pronti a coglierla, ma erano anche gli uomini di questa terra che la raccoglievano, questa sfida. Tant'è che il loro primo momento di riflessione ha coinciso soprattutto con il ritorno a quella terra da quale erano scappati per la paura la notte del terremoto, ma sono tornati immediatamente a ricercare anzitutto i ricordi della loro storia. Io non dimenticherò mai questi uomini, queste donne che scavavano tra le macerie per raccogliere non gioielli che non avevano, ma le foto dei loro vecchi genitori, i bambini che cercavano la foto del ricordo della prima comunione, le mamme che cercavano le foto dei ricordi dei battesimi dei loro figli. E sotto le tende, già fin pochi giorni dopo il terremoto, si celebravano i primi matrimoni. Sotto le tende nascevano i primi bambini. Ecco, come gli uomini di Gibellina avevano saputo cogliere la lezione di vita, avevano saputo rispondere con la vita a una legge che apparentemente era di morte. E naturalmente gli artisti coglievano il senso di questa profonda aspirazione alla vita, che necessariamente è anche un'aspirazione alla bellezza, perché se la vita non coincide con la bellezza, che vita è?